Gioiosa marea è lieta di presentare Camomilla a colazione, commedia brillante in due atti di Umberto Castaldi, regia di Daniela Spinella. A voi tutti buon divertimento. Gervasio, niente champagne, solo acqua minerale non gassata, mi raccomando. Ma come? E prenderà la felicità di mia figlia con l'acqua da puttana, puro! Chi ti assicuro che non ti faccio male? Ma compadisci! Si vedrà. Ora però, scusatemi, ma devo raggiungere la sposa. Prego. Mary. Ma che fai? Proprio il giorno delle tue nozze fai un peccaminoso baciamano a un'altra donna? Ma no, monsignore, io no! Tu cosa, in quanto a lei, signor? Sì! Lulu? Sì, monsignore! Ma come? La conoscete? No! Come no? È invece un bel maritino! Sì, quanto è bello, è proprio un bel esemplare di maschio sicolo! E beh, adesso che hai? Pensavo ai giorni meravigliosi che ti attendono. Sei sposata da diverse ore e ancora non mi hai raccontato nulla. Ma cosa vuoi che ti dica? Che sono tanto felice. E ci credo. Però ora devi farmi una promessa. Quale promessa? Al ritorno del viaggio di nozze voglio un resoconto esaudiente e dettagliato di come sono andate le cose. No, ma Gigliola! Sai, papà, io... è una sciocchezza, davvero. Sono gelosa del suo passato, del suo primo amore. Forse se ne sapessi di più... papà, ti prego, chiarire il suo primo amore. Tesoro, no, eccolo. Papà, ti prego, indaga per me. A più tardi. Ciao, Enricuccio. Amore mio. A più tardi. Papà, ma l'avete visto quanto è bella? L'avete visto? E lui dice a mia, Enrico, io come faccio? Sai, io ebbe la mia prima avventura da un fienile, in aperta campagna, con una bella campagnola allo spazio. Cornuto! Sogno cornuto! E da peggiore specie, puro! Perché? Siete una moglie, i corna si vogliono pure sopportare. Ma te ne amante no! No, e poi no! Che disonore! Un'occasione per dirti che io ti odio con tutte le mie forze! E davvero mi odi? Sì, perché non solo mi hai tradito, mi hai umiliato, ma mi hai portato a fare la luna di miele nella casa della tua amante, disgraziato, per appunto! No, non è vero! La casa... l'ha affittata tua madre! Tu menti, traditore! Seconda, mi ho fatto passare Lulu Florina! Angelina? E tu che ci fa qua? Vinni, perché mi telefonò donna Erminia. Mi vuole fare maritare con Angelina, perché d'infame suo marito aveva un amante. E aveva un amante? Sì, da diversi anni. E dici pure che è innamorato di Ida. È ancora innamorato! Non murato! Ma, donna Bidulla, impazzito! Sì, mamma, va bene! Farò tutto quello che dici tu, mamma, va bene! Pasqualino, e tu che ci fai, ca? Oh, Angelina cara! Mi ha chiamato tua madre e sono corso qua, solo per te. Rumore con davanti sta così bene. Un rumore da tutto il seno che cosciamo un tuo tunnel. Io sono strutta, disperata, gioia, ti conforto, ti sobbrazzo. E poi. Allora, sei tu l'amante del treno. Sì, ma perché mi domando se sa tutto cose? Non scriviste già con Talicia?
Oh, volevo sentirlo dire dalle tue tumide labbra piene di peccato. Ebbene sì, confesso. Ma ormai passano 100 anni e ho fatto l'imprescrizione. Tu sei avvocato e sei andato a sapere. No, mia cara fedifraga, le torna non vanno in prescrizione. Anzi, sai cosa